Per fare ricerche più specifiche abbiamo a disposizione i filtri. Nella colonna a destra dei risultati possiamo limitare la ricerca a certi aspetti. Source type serve se vogliamo solo un tipo di documento, ad esempio se vogliamo solo gli articoli. In questa ricerca specifica sono usciti solo articoli, scholarly journals. Tra i filtri disponibili è molto utile quello dei subject. Cliccando più, si aprono i 5 soggetti più frequenti associati alla nostra ricerca. Per vederli tutti, selezioniamo More Options. Questa finestra permette di includere ed escludere certi descrittori. Potremmo, ad esempio, voler approfondire sull'aspetto della preparazione. Selezioniamo quindi i termini che potrebbero indicarla. Ad esempio, Support Services, lo includiamo. Includiamo anche intervention. Andiamo a cercare altri descrittori che indichino sempre il supporto. Troviamo il descrittore support. Lo selezioniamo. Potrebbe essere anche support groups, quindi lo selezioniamo. Family support. O anche training. Fatta la nostra scelta, clicchiamo su Apply. Come vedete, sono stati mantenuti solo i risultati contenenti quei descrittori. Per cancellarli, basterà cliccare sulla X che vediamo accanto ad ogni descrittore. L'ultimo filtro importante è l'anno di pubblicazione. Lo vediamo sempre nella colonna di destra, in basso. Bisogna trascinare la linea del tempo, quindi in questo caso gli articoli iniziavano nel 1986. Se noi volessimo solo gli articoli, ad esempio dal 2000, basta che lo trasciniamo arrivando al 2000 e poi clicchiamo su Update. I risultati sono stati aggiornati.